Quest'anno abbiamo voluto come associazione Andrea Mazzotta Vittime della Strada cambiare, noi questo era il nono memore all'Andrea Mazzotta e facevamo un torneo di calcetto che ci portava oltre un mese di manifestazione. Abbiamo voluto cambiare per trovare altre motivazioni, abbiamo cambiato, abbiamo fatto 3 giorni per non dimenticare. 3 giorni incentrati sulla sicurezza, ma 3 giorni dando delle motivazioni. Il primo giorno abbiamo voluto fare una serata all'insegna della gioventù, dei ragazzi. Sono stato il clou della serata, ci sono stati i Tizi Tassi che hanno movimentato tantissimi ragazzi. E il messaggio che noi volevamo dare è proprio quello. Nel momento in cui c'era la festa di questi ragazzi, poi noi proiettavamo sul video o delle immagini sulla sicurezza stradale, quindi era questo il nostro scopo e devo dire che è riuscito molto bene, che c'è stata una partecipazione molto molto importante. Invece sabato abbiamo voluto incentrare la serata sulla risata, sul come prendere la vita, perché la vita è bella, per cui noi abbiamo fatto una serata all'insegna del cabaret. Abbiamo prima fatto una scuola di danza, poi il cabaret. Molto partecipata e anche quella, voglio dire, ha avuto il suo effetto. Ieri sera abbiamo chiuso con un torneo di calcetto, perché non ci vogliamo dimenticare sempre dei ragazzi, un torneo. E ho invitato 4 scuole calcio, Galatina, San Donato, Lecce e Copertino, molto partecipato e molto interessante. Subito dopo ci sono state le premiazioni e quindi poi il concerto dei rinoplastici, era un omaggio a Rino Gaetano, guarda caso anche lui scomparso tragicamente con un incidente. Quindi questo era il messaggio, è stata molto partecipata, è stata molto interessante e impegnativa. Io devo ringraziare tutti i ragazzi dell'associazione, devo ringraziare in modo particolare gli sponsor, gli amici sponsor, perché senza di loro non avrei potuto far fronte a delle situazioni così onerose in termini economici. È andato tutto bene e speriamo la prossima. Grazie a tutti quelli che hanno voluto contribuire con la presenza e con altro.